Di Nardo e De Cerchio illudono l'Avastese, il Matese ci crede fino alla fine, strappa un punto prezioso grazie ad una gemma di Vittorio Esposito. Nei biancorossi mister Cornacchini sceglie un 3-5-2, manda subito in campo tra i pali l'ultimo acquisto, Paolo Baiocco, torna dal primo il greco Criso Vergis. Negli ospiti di mister Urbano partono dal primo gli ex Esposito e Nocerino con un 4-2-3-1. Pronti partenza via e l'Avastese va subito in vantaggio con Di Nardo, il numero 9. Oggi al rientro dopo 3 giornate di squalifica scatta in profondità e batte Palombo 1-0 per i locali con l'attaccante che sigla la sua 10ª rete stagionale. Al 15esimo i campani rimettono in parità la gara, Sorrentino evita il fuorigioco, controlla e la piazza dove Baiocco non può arrivare, 1-1. Al 21esimo ancora ospiti in avanti, Carnevale se ne va sulla destra e conclude attento l'estremo di casa che blocca in sicurezza. Al 23esimo l'Avastese torna in vantaggio, Nacci se ne va sull'out di destra, palla in aria per De Cerchio che da 2 passi non può sbagliare, fa 2-1. In pieno recupero si rivede la formazione di casa con Nacci che si gira e la piazza al lato. Nella ripresa subito una tegola per il Matese, si infortuna Setola al minuto 6, al suo posto entra De Marco al 16esimo dopo una bella azione corale, sfiola il terzo gol l'Avastese, De Cerchio va di testa, impatta il palo, l'azione prosegue, lo stesso numero 10 ci riprova, blocca Palombo. Al 23esimo arriva il pari del Matese, Esposito si procura un calcio di punizione al limite dopo un bello scambio sul punto di battuta, va lo stesso numero 10 che disegna una parabola imparabile per Baiocco, 2-2. Al 30esimo ancora Campani con Napoletano su punizione defilata, tutto facile per l'estremo di casa. Al 38esimo Sansone viene steso in area campana, il direttore di gara non ha dubbi, assegna il penalty sul dischetto, va Di Nardo che si lascia ipnotizzare da Palombo, il numero 9 tenta il tapin, l'estremo ospite tarantolato si oppone ancora deviando in angolo. Da qui a fine gara e dopo 5 minuti di recupero non succede altro, l'Avastese spreca ma esce a testa alta dal campo, il Matese ringrazia, i biancorossi salgono a quota 26 in classifica, i campani a 38. Sì, rimpianti di non aver fatto il risultato pieno, però io sono convinto che la squadra abbia fatto un'ottima partita, ha creato tanto contro una squadra forte che sapevamo, però i ragazzi si sono comportati bene, li avevo visti molto bene in settimana, quindi ero convinto di fare il risultato, chiaro che il risultato pieno era più soddisfacente, però dobbiamo stare sereni, non tranquilli ma sereni, cercare di lavorare come stiamo facendo e poi vedremo insomma. Una bella prestazione, vi è mancato essere cinici sotto porta? Ma sai, ho avuto 2 o 3 occasioni importanti, è stato sfortunato De Cerchio che ha colpito il palo, poi ho avuto un'altra opportunità, a rigore chiaramente finale ti condanna a un pareggio che probabilmente noi si meritava qualcosina di più, però il calcio è fatto di episodi, l'importante è aver fatto una prestazione piacevole, bella. E soprattutto ho visto ragazzi che ci credono, quindi dobbiamo assolutamente lavorare e lavorare molto. Avete cambiato modulo, giocherà così l'Avastese, abbiamo visto finalmente una squadra determinata, cattiva. Nella mia idea di calcio il giocare a 3 non era la priorità, però secondo me sono costretto, cioè costretto nel senso che mi sembra che questa sia una squadra che ha le caratteristiche per poter giocare in questa maniera qui, quindi vado dietro a questa... Questa idea. Sì, ripeto, con un pizzico di fortuna in più la portavamo a casa, no? Però la prestazione c'è stata, i ragazzi sono stati molto bravi, io sono soddisfatto della prestazione. Sì, diciamo abbiamo preso gol dopo 25 secondi e poteva essere una mazzata, diciamo, forte, invece noi siamo rimasti in campo abbastanza equilibrati, siamo riusciti a pareggiarla nel primo tempo, poi su una bella azione l'Avastese si è portata in vantaggio, il secondo tempo partita equilibrata sicuramente con il pallino del gioco da parte dell'Avastese e abbiamo pareggiata su una prodezza di Vittorio Esposito su palla da fermo, calcio di punizione e poi c'è stato l'episodio del calcio di rigore dove il nostro portiere è stato bravo ad intuire
la palla di Nardo, se non sbaglio, che mi sembra che l'abbia calciato lui, e con sofferenza, come ci capita spesso fuori casa, e questo però non credo che sia un difetto, ma per me è un pregio, perché la squadra sa anche soffrire. Siamo riusciti a portare a casa un risultato positivo. Bravi a crederci fino alla fine, soprattutto vi hanno aiutato sia le parate di Palombo che la giocata di Esposito. Beh, ma sono giocatori dell'FC Matese, che chi vittoria negli ultimi 30 metri nella zona alta del campo. Mattia Palombo è un portiere esperto, noi abbiamo fatto la scelta di giocare con il portiere non under, perché sappiamo che può essere ed è un valore aggiunto, e l'ha dimostrato anche in questa occasione.